Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Paolo Ruffini ricorda la storia con Diana De Bufalo e svela cosa accadde con l'attrice la sera in cui la relazione finì. Perché Paolo Ruffini e Diana De Bufalo si sono lasciati? La storia d'amore tra i due attori è finita dopo 4 anni e, se finora, è sempre stata Diana a raccontare i motivi che hanno portato alla rottura, stavolta è Ruffini a raccontare cos'è successo esattamente con Diana. L'attore, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi nel numero in edicola, ha raccontato i dettagli degli ultimi momenti vissuti con Diana. Paolo Ruffini parla di Diana De Bufalo con affetto ricordando positivamente gli anni trascorsi con lei e affermando di essere felice della presenza di un nuovo fidanzato nella vita dell'attrice. Dopo 4 anni d'amore, nel corso di quella che sembrava una cena normale, la storia d'amore tra la De Bufalo e Ruffini è finita. A deciderlo sarebbe stata Diana che, nel corso della cena, avrebbe comunicato a Paolo la decisione di chiudere la relazione non riuscendo più ad andare avanti. Sì, stata una storia d'amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente: non me la sento più di stare insieme a te. Io ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi. Le parole che Ruffini ha dichiarato al settimanale Oggi. Dopo la fine della storia con Ruffini e tanti rumors e indiscrezioni varie, oggi, la De Bufalo ha ritrovato l'amore del nuovo fidanzato dell'attrice, però, non si sa assolutamente niente. Pur condividendo spesso video e foto dei momenti che trascorre con la sua dolce metà, finora, Diana è riuscita a proteggere la privacy del proprio fidanzato. Del nuovo compagno della De Bufalo ha parlato anche lo stesso Ruffini che, nell'intervista rilasciata oggi, ha ammesso di essere felice per lei e la sua nuova relazione. Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical. Sono andato a vederla in 7 Spose per 7 Fratelli, portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo, ha detto ancora Ruffini che si è lasciato andare a parole di stima e affetto nei confronti dell'ex fidanzata con cui, ormai, la storia è finita da diverso tempo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I